Un altro video di risposta alle vostre domande. Vi ricordate? Vi ho chiesto aiutatemi, non so più cosa fare. Voi mi avete fatto un sacco di domande e io piano piano rispondo a tutti. Oggi vi faccio vedere come si stacca la carta da parati. Quella che io affronto oggi è una carta da parati che penso sia sul muro da almeno 30 anni. Io ho già tolto la carta nelle altre pareti. Allora, per staccare la carta da parati utilizzo un liquido apposito che va diluito nell'acqua. Quanto va diluito dipende da che carta avete. Se è una carta sottile di meno, se è una carta più spessa di più, e di solito c'è scritto sul barattolo. Quindi ho dell'acqua qua dentro, verso il mio liquido e poi girate. Lavorate a zone, cioè lavorate un pezzo, due pezzi, uno sopra uno sotto, staccate il sopra, poi prima di staccare il sotto scendete con il liquido. Non passate delle grandi superfici perché a meno che la carta non sia particolarmente facile da togliere, vi si asciuga. Vi faccio vedere. Lancia e resta, parto. Ho preso una pennellessa e... Allora, questa carta è plasticosa in realtà, quindi assorbe poco, quindi quello che mi è successo sulle altre pareti, mi si è tolto prima un primo strato e poi ho dovuto ripassare il liquido per togliere anche quelli successivi. Ci vuole un po' di tempo. Dovete aspettare una decina di minuti, non tanto di più perché, come vi ho detto, poi si indurisce. Ecco. Questo è esattamente quello che vi dicevo. Si stacca il primo pezzo, la parte superficiale, che è quella più plasticosa, e il sotto, come vedete, non è stato quasi scalfito dal liquido. Quindi io adesso toglierò questa parte superiore, aiutandomi con la spatola, che poi sarà protagonista. E poi passo di nuovo il liquido, quello lì, qua sopra, bagno la carta qui e si vede proprio bene quando si imbeve. Ok. Se tiro da lì la carta si rompe, quindi mi conviene spostare la scala e cercare di tirare via il telo tutto intero. Tipo qua adesso. Sorpresa, c'è un terzo strato che a volte è gentile e viene via, ma a volte no. E anche qui si vede chiaramente dove c'è carta e dove non c'è, cioè quando bagnate poi lo vedete. Visto, è stato veramente facile, devo dire è stato particolarmente facile, nel senso che non è sempre così, qua si sono tolti il primo, proprio quello superiore, è proprio stato, si è tolto tutto insieme, gli altri quasi, è stato molto molto veloce. A volte non è così, a volte rimangono tutti i pezzetti, bisogna ripassare tante volte con il liquido, bisogna grattare con la spatola, però mi ha fatto fare bella figura. A questo punto si apre un mondo, nel senso che cosa ci si fa con un muro così? Ci si possono fare tantissime cose, si può lasciare così chiudendo le lacune bianche, cioè le stuccature che comunque appaiono quando uno toglie la carta da parati, e magari fare una zoccolatura tinta unita a contrasto nella parte inferiore, oppure si può ridipingere, oppure ci si può rimettere sopra un'altra carta da parati, quello sta a voi. Ecco come fare. Se ti piacciono i miei video, metti un like e iscriviti al mio canale YouTube. Ciao!